Buongiorno, per il bacino? Sì, ci sieda, prego. Signorina, si può curare. Il prossimo? Prego, si accomodi, ci vorrà un minuto. Guardi, non faccio un vaccino da quando ero piccolo, non farà male, vero? Lo fanno anche i bambini. Va bene. Ecco fatto. Grazie. Buon lavoro. Arrivederci. Salve. Prego. Ciao, ragazzi, che si è fatta la posizione direttamente. Ciao, buona giornata. Grazie. Benvenuti a questo speciale del TG, vi informiamo che oggi, per la prima giornata in cui il vaccino era a disposizione degli italiani,
Già migliaia di persone sono accorse a vaccinarsi. Ma diamo immediatamente la linea al nostro inviato per saperne di più. Buongiorno, siamo qui davanti a uno dei laboratori adibiti alla dispensazione del vaccino sul territorio nazionale. E nonostante sia mattina presto, il laboratorio ancora chiuso, la fila è già lunga. Ma sentiamo l'opinione di una passante. Signorina, scusi, le possiamo chiedere un'opinione su questo vaccino? Secondo lei è la soluzione giusta? Sì, assolutamente. O perlomeno quella che gli esperti dicono. E noi ci vediamo. Dopo questo incubo durato l'eternità, finalmente si intravede un po' di speranza. Grazie mille, arrivederci. Grazie della sua opinione e per ora è tutto a Valerina Studio. Grazie, restano parzialmente sconosciuti gli effetti collaterali di questo vaccino. Ad ogni modo le autorità mediche competenti dichiarano che è l'unica alla fiera alla tutti ben ricordiamo è da marzo del 2020. I muscoli, prova ad allenare anche il cervello. Ma tranquillo, allena l'unica cosa che hai, i muscoli. Come osi, piccolo impudente! Non abbassare la guardia, Brutus. Vedete? Dobbiamo essere molto più concentrati se vogliamo sconfiggere il Cavaliere Nero. Oddio! Che diavoleria mai questa? Non avvicinatevi, potrebbe essere un sortilegio del Cavaliere Nero. Non penso, ma potrebbe essere una spia. È ancora vivo. Brutus, legalo. Ragazzi, scaldate la voce. Gli faremo l'interrogatorio. D'accordo, l'interrogatorio sia. Mettilo qui, Brutus. Strategus, legalo. Al sonno pesante. Lo sveglio io. No! La mia testa. Ma... Silenzio, spia! Ora ci dirai tutto quello che sai, oppure io... Calma, amico mio. Gli faremo l'interrogatorio. Da una spia del Cavaliere Nero? Si paleserà. Sì, sì, l'interrogatorio. L'interrogatorio. Che cosa ci fai? Fermo dove sei! Coraggio, incominciamo. E 5, 6, 7, 8. Thriller! Thriller! Keep on change! Coraggio, lo sappiamo che vuoi ballare! Non è così? Non si muove. Proviamo con qualcosa di più lento. You are not alone. You are not alone! No, fermo, dove sei? Fermo, dove sei? Ma dove diavolo sono finito? Fermati, straniero. Sei in trappola. Stava scappando. È senza dubbio una spia. Ma chi siete? Si può sapere dove diavolo sono finito? Ora assaggerai il sapore dell'acciaio. Ti sei materializzato davanti ai nostri occhi dal nulla. L'ultima cosa che ricordo era che ero andato a fare il vaccino, poi ero... Impossibile! L'ultimo vaccino è stato fatto oltre 30 anni fa. Quindi sono nel futuro. Deve essere un sogno. Sembrate così reali. Questo è reale! Tutto questo è molto strano. E se costui fosse giunto fino a noi per aiutarci a sconfiggere il Cavaliere Nero? Avevo sentito parlare di alcuni sogni lucidi così reali da dover essere portati a termine per svegliarsi. Forse così. Se asseconderò questo folle sogno, riuscirò a svegliarmi. Il
In effetti il ragazzo potrebbe aver ragione. E in più sembra avere la stoffa del cavaliere. Mi chiamo Marco, con la K. Non ho capito, quindi non lo uccidiamo più? Niente affatto, Brutus. Strategus ha ragione. Il ragazzo della stoffa. Lo porteremo insieme a noi. Ma chi è questo cavaliere nero? Il cavaliere nero è la piaga che infesta queste nobili terre. Terrorizza la contea ed obbliga a cantare ininterrottamente brani di Michael Jackson a tutti i suoi accoliti. Il tutto mentre sono impegnati in coreografie stremanti. E poi dobbiamo liberare la principessa. La principessa? Sembra proprio una favola, non un sogno. E poi noi siamo cavalieri, vogliamo salvare le principesse. Ma perché salvarla? La conoscete? Magari è felice con il cavaliere nero, che ne sapete voi? No, con quel mostro. Poi sono un cavaliere e voglio salvare le principesse. Avessi voluto salvare i bagnanti, avrei fatto il bagnino. Tecnicamente allora, essendo un cavaliere dovresti salvare i cavalli. E non sarebbe male, visto che è la quinta volta in un mese che prendiamo una multa per aver lasciato i destrieri in doppia fila. Ai! Come sei permaloso, Brutus. Devi sapere che 30 anni fa, quando l'umanità si è vaccinata, ogni persona si è dimenticata di come si utilizzava la tecnologia. Così, i nostri padri sono sprofondati in un nuovo medioevo. Secondo la profezia, la principessa appartiene all'ultima famiglia di influencer. E trovato il vero amore, ricorderà a tutti di come si utilizzavano i social. Così, ritorneremo finalmente liberi di esprimerci. Da dove vengo io, i social e la tecnologia sono causa più di ignoranza e stupidità che di libertà. Ma se devo aiutare a salvare una principessa per svegliarmi, lo farò. Qual è la prossima mossa? Ho consultato le mappe. Siamo vicinissimi al covo della potentissima amazzone Anazon. Prime. Come? Niente. Coraggio, ci serve tutto l'aiuto possibile se vogliamo sconfiggere il cavaliere nero e salvare il mondo. Quindi adesso Marco è uno di noi, un cavaliere del domani. Prima serve il giuramento. In ginocchio dunque. Davanti al cielo e alla terra, tu giuri di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente l'ordine dei cavalieri del domani, istituito per salvare la principessa e liberare il mondo. Adesso alzati, cavaliere. Prendi la tua spada. Ti ribattezzo Marco, dei cavalieri del domani. Ora è anche la K dei cavalieri. Dovremmo chiamarti Marcus. Ora andiamo. La potentissima Amazon e Anazon ci starà aspettando. Quindi siamo cavalieri a piedi? Per me è meglio. Avremmo ancora i nostri destrieri se qualcuno non li avesse giocati a dadi coi chiaroveggenti. Ma basta, ragazzi. Ancora con questa storia. Ne avevo in pugno, ma è andata male. A quest'ora avremo ben 6 cavalli invece di 3. Ma hai perso e dobbiamo andare a piedi? Su via, Brutus. Un po' di movimento può farti solo che bene. Mancato. Comunque, ritengo noi cavalieri molto simili agli artisti del mio tempo. Che vuoi dire? Cosa sono gli artisti? Gli artisti erano persone che dedicavano tutta la vita agli altri, cercando di emozionarli, cantando, recitando, ballando, suonando in tantissimi altri modi. Dedicavano la loro vita agli altri ed era una grande passione a cui era impossibile rinunciare. Molti di loro avrebbero potuto fare altre cose e invece no. Gli artisti dovevano fare arte, lo dovevano fare e basta. Noi invece lo facciamo per la gloria e l'onore. Sì, però mentre la tua mente tra i sogni di gloria dovresti guardare dove metti i piedi. Torniamo sempre alla storia dei cavalli. Se qualcuno non avesse perso a dadi coi chiaroveggenti, non dovrei preoccuparmi di dove mi. Oddio ragazzi, basta con questa storia!
È molto semplice. Quando arriveremo al covo della potentissima Amazzone Anazon, le chiederemo se oltre al suo aiuto può fornirci dei destrieri per il nostro lungo viaggio. Mamma mia. Questa è una buona notizia. Nel mondo del passato è andata a cavallo, Marco. Bah, qualcuno è capace, però usiamo mezzi molto più veloci per spostarci. Ne avevo sentito parlare di questo. Di anche molte altre cose. Mi sarebbe piaciuto vivere nel tuo tempo. Ma Marco, tu sai cavalcare quindi? No, mai fatto in vita mia. Come animali preferisco i pesci rossi. Ah, i pesci rossi. Una volta anch'io avevo un pesce rosso. Poi ho dovuto liberarlo in un ruscello, perché Brutus aveva paura. Non avevo paura, è solo che se ne stanno lì tutto il giorno a fissarti con quegli occhi tondi, dorati. A me i pesci rossi piacciono solo ben cotti. Siamo stremati! Sono ore che parliamo! Silenzio, vermi! Sarà il nostro signore a dirci quando dovremo fermarci! Vedete? Quando la tecnologia scomparve, tutti pensarono che il tempo degli uomini fosse giunto al termine. E invece chi ha creato per voi un nuovo mondo? Tullio, signore! Chi ha professato per voi il sacro verbo di Michael Joseph Jackson? Tullio, signore! E chi vi ha portato sulla luna e vi ha insegnato il leggendario moonwalk? Tullio, signore! E allora, figli miei, ballate, ballate e cantate come non ci fosse un domani. Rendete grazie a Michael Jackson. E allora la rifacciamo! E 5, 6, 7, 8, Thriller! MJ diceva sempre: vado a cercare la mia stella finché non la trovo. È nascosta nel cassetto dell'innocenza e avvolta in una sciarpa di meraviglia. Non osate toccarmi, lurido essere immondo. Un tono così rude non si addice di certo a una così nobile creatura. Vi vedo pallida. State usando la mia lozione? Ma volete capirlo o no che qui fuori c'è la nebbia? Come faccio a abbronzarmi se sono chiusa qua dentro tutto il giorno? Quanta irruenza! Quando vi sarete abbronzata, diventerete la mia regina nera. Vi ricorderete come si usa la tecnologia ed insieme torneremo ad ascoltare le canzoni di MJ. Io lo so che il mio vero amore sta arrivando qui a liberarmi. Dovremmo esserci. Io ho una fame. C'è troppo silenzio qui. Ma ragazzi, è normale il silenzio, siamo in mezzo al nulla. Fermi, stranieri. O il prossimo passo sarà l'ultimo che farete. Direi che l'abbiamo trovata. Oh, potente Anazon, siamo venuti fino qui per chiedere il tuo aiuto. E perché mai dovrei aiutare degli uomini? Ovunque andiate non fate altro che seminare morte e distruzione. Tornate da dove siete venuti. Ragazzi, io vederei retta, sembra piuttosto convincente. In effetti le sue argomentazioni sono valide.
Anazon, posso chiamarti An? Io sono d'accordo con te sul fatto che la razza umana si è macchiata di gravi impietà, ma questo è il mio sogno e io ti posso garantire che questi sono dei bravi ragazzi. Oltretutto vogliono pure salvare una principessa. Principessa? Hai detto principessa? Sì. Venite, stranieri, da questa parte. Complimenti alla cuoca. Su via, Brutus, un po' di garbo. Siamo pur sempre ospiti di una signora. Quindi volete salvare la principessa? Sì, è la nostra missione. E per farlo abbiamo bisogno del tuo arco per sconfiggere il Cavaliere Nero. Ci sarebbe anche un'altra questione. Il viaggio è molto lungo. Ci servirebbero anche i tuoi destrieri per arrivare più freschi e riposati. Giammai! I miei nobili animali non verranno cavalcati dagli uomini. Anazon, posso chiamarti An? Io sono d'accordo con te sul fatto che nessuna creatura vivente dovrebbe essere al servizio di un'altra. E in più ho anche paura di andare a cavallo. Ma se vuoi aiutare questi nobili cavalieri nella loro missione, dobbiamo cercare di cooperare il più possibile. E sia, partiremo domani all'alba. Mettetevi comodi per la notte. Dovremmo essere pronti. Andiamo a sellare i cavalli. La mia lama ha sete di sangue. Saranno numericamente in vantaggio. Avremo l'elemento sorpresa dalla nostra. Sì, ma ci serve un piano. Strategus, tu cosa suggerisci? Semplice, ragazzi. Brutus, tu ti travestirai da donna. Yuhu! E distrarrai le guardie. Argus, le aggirerai. Io, Marco. Io non mi vesto da donna. Agiremo come i veri cavalieri. Entreremo dalla porta principale e gli faremo vedere di che pasta siamo fatti. Tutte le strategie che ho sentito finora non potranno che portarvi a morte certa, amici miei. E tu chi diavolo sei? Mago Carolingio, per servirvi. Certo che per essere un sogno siete davvero tutti molto originali. Abbassate le armi, amici. Se avessi voluto avrei potuto uccidervi in qualsiasi momento. Vi sto seguendo dall'inizio del vostro viaggio. So anche che Brutus ha paura dei pesci rossi. Io non ho paura dei pesci rossi. È solo che stanno lì tutto il giorno a fissarti con quegli occhi tondi dorati senza palpebre. Cosa vuoi, mago? Parla. Voglio solo aiutarvi. So che dovete sconfiggere il Cavaliere Nero e salvare la principessa. Benissimo, posso aiutarvi. E sentiamo, come dovresti aiutarci? Ho proprio quello che fa al caso vostro. Che cos'è questa roba? Questa è la meravigliosa pozione di Hyde. Bevine un sorso e avrai la forza di 10 uomini. Bevila tutta e sarai forte come un dio. Nessuno potrà scalfire la vostra pelle. E sarete imbattibili. Molto gentile da parte tua. Ma fammi capire, tu cosa ci guadagneresti da tutto ciò? Semplice, abbiamo un nemico in comune. Se sconfiggerete il Cavaliere Nero, saremo tutti più liberi. Senti un po', strano mago. Tu mi sembri tanto uno dei social media manager dei miei tempi. Perché vuoi far raggiungere ad altre persone successi che se fossero reali conseguiresti tu in prima persona? Secondo me sei un truffatore. Non so cosa siano questi social media che hai detto tu, ma sono d'accordo. A me questo mago non piace per niente. Siete troppo sospettosi, amici miei. Ha ragione. Avrebbe potuto attaccarci in ogni momento. E invece ci sta offrendo il suo aiuto. In effetti, un piccolo aiuto potrebbe servire. Se già sono così forte, immaginate come potrei essere grazie all'aiuto di quella pozione. Finalmente un po' di buonsenso. Prego, portatela con voi. A me non serve. La mia mira è infallibile. Il mio corpo e la mia mente mi sostengono. I miei animali mi assistono. Io non ho bisogno di null'altro. Oltretutto vi accompagnerò fino alla fine della vallata e poi proseguirete soli. Ma cosa stai dicendo? Pensavo fossimo d'accordo sul fatto che ci avresti aiutato. Infatti è così. Vi ho dato in prestito i miei cavalli e il mio arco veglierà su di voi. Ma io lavoro da sola. Prendere o lasciare. Tu verrai con noi, mago? No, ragazzi. Io tempo fa ho fatto voto di pace e non potrò alzare la bacchetta contro nessuno. Però vi raggiungerò alla fine della vostra impresa. Addio, mago. Grazie per il tuo contributo. Non ringraziatemi. Portate a termine la vostra missione e liberate il mondo. Pensandoci bene, io non sono mai andato a cavallo, non ho mai combattuto, sarei soltanto d'intralcio. Posso raggiungervi insieme al mago, quando tutto sarà finito. Cavaliere una volta, cavaliere per sempre.
Io non so combattere. Devi venire con noi. Se il tuo scopo è sincero, la tua mano sarà guidata dal tuo cuore. Sì, ma... E combatterai come il migliore dei guerrieri. Sì, ma resta il problema del cavallo. Io mai salirò su un cavallo. Devo stare calmo, tanto è un sogno. Da qui proseguirete da soli. Arriverò al momento giusto. E sia. Leghiamo i destrieri qui. Proseguiremo a piedi. Devo affrettarmi. Quegli stolti saranno quasi arrivati. Da sempre gli esseri umani cercano facili scorciatoie per evitare le incombenze. Ma non sempre tutti gli aiuti sono quello che sembrano. Ragazzi, prima di proseguire, dovremmo bere l'intruglio che ci ha dato il mago. Che ne dite? Facciamoli a pezzi. Fermati, Brutus. Ragazzi, pensiamoci un attimo. La storia del mago apparso all'improvviso, la pozione... Non vi sembra un po' strano? Lasciamo stare. La decisione è ormai presa, Magnus. E se sei un cavaliere del domani, devi fidarti dei tuoi compagni e seguire il loro cammino. Avanti, beviamo questa roba e facciamogli vedere chi siamo. Ho deciso di fidarmi di voi, quindi andiamo fino in fondo. Che succede? Io consiglierei di riposarci prima di attaccare. Marcus aveva ragione, era una trappola. Mio signore, i cavalieri sono stati catturati e messi in custodia. Quali sono gli ordini ora? Molto bene. Chiama le guardie, di loro di preparare tutto per questa sera. Faremo uno show. Uno show? Uno show, mio signore? Per quei traditori? Sì, sì, certo, uno show. Ho voglia di cantare, ballare. Questa deve essere una lieta occasione. Sento che la vittoria finale è vicina. Ma, mio signore, dovremmo torturarli, ucciderli forse. Perché celebrare quei traditori? Osi dunque disobbedire a un mio ordine, Janet? No, padre. Brava la mia bambina. Piuttosto, hai dato da mangiare a Billy e Jean? No. Vado a riempire le loro ciotole, mio signore. Odio aver ragione, ragazzi, ma
ma siamo finiti in trappola. Quel mago maledetto ci ha ingannati. Dovevamo aspettarcelo. Scusa, Marcus, se abbiamo dubitato di te. Pensiamo ad uscire da questo posto. Siamo una squadra. Insieme riusciremo a superare ogni cosa. Una volta che saremo usciti di qua, troveremo quel mago. E gliela farò pagare, gliela faremo pagare per quello che ci ha fatto. Lo giuro sul mio onore, gli strapperò la lingua! Sembra che tu non debba aspettare così tanto per rivederlo, Brutus. Ecco i miei amici, ragazzi. Come state? Tu, farabutto, la pagherai per averci tradito. Come fai a vivere senza una briciola di orgoglio? Il sangue ribolle nelle mie vene. Liberaci, affronterai la nostra... Michael Joseph Jackson, vivere significa essere musicali, a cominciare dal sangue che danza nelle vene. Tutto ciò che vive ha un ritmo e se ascolti bene in silenzio sentirai la musica. La senti la tua musica? Fammi indovinare, tu sei il Cavaliere Nero. Benvenuto, straniero. Noto dal tuo tono di voce che sei un tenore leggero. Molto bene, questa sera canterai nel mio coro. Anzi, potrei anche darti una parte da solista, come fece prima di te il mio più grande allievo. Vero, Argus? Naturalmente benvenuti anche a voi, figli miei. Brutus, Strategus. Cosa? Vi conoscete? Vi conoscete? Sì, certo. Già, come può un padre non riconoscere i propri figli? Quindi voi siete... una famiglia? Certo. Non hai il diritto di definirla ancora così. Se abbiamo voluto andarcene solo perché volevamo essere liberi. Liberi di fare le nostre scelte. Di seguire il nostro cammino. Avere la possibilità di credere in un domani migliore. Scusa se ti abbiamo nascosto il nostro legame con il Cavaliere Nero, Marcus. Solo che... libertà! Libertà! Io vi ho lasciati liberi di vivere nell'arte. Una cosa che quando avevo la vostra età mi fu negata. Dopo tutto quello che vi ho insegnato, voi avete preso così e siete andati via. Ragazzi, forse non serve combattere. Magari se parlaste di più con vostro padre... trovereste il modo di chiarirvi. A volte le parole sono più potenti della spada. Non serve combattere. Ma non serve combattere. Non serve combattere. Ma tu sai cosa vuol dire essere costretti a ballare notte e giorno quando sei goffo come me? Oppure essere costretti a cantare note da soprano quando hai un tono di voce basso come il mio? Ero lo zimbello di tutti. Avrei voluto fare cose più adatte a me. Come mangiare tutto il giorno, Brutus? No! Visto che rabbia, Marcus! Brutus è nato per combattere e anch'io combatterò al suo fianco. Se solo nostro padre mi avesse lasciato la libertà! Io amo la meccanica. A quest'ora sarei riuscito a riscoprire la tecnologia. Ma lui è ossessionato da questa maledetta principessa! Quindi tutti i nobili ideali che millantate sono soltanto una maschera delle vostre necessità! Che squallore! Vi credevo degli eroi, pronti ad andare in soccorso dei più deboli. Invece siete dei bambini capricciosi. Sapete che cosa vi dico? Che i veri cattivi di questa storia siete voi. Mio signore, voi siete fantastico! Ah, un salvatore! Sparisci, verme! Mi sono servito di te solo per avere i miei figli qui. Mi sembra che tu sia stato già ricompensato. Come desidera, mio grande lord. Come desidera. Questo ragazzo ha ragione. Dovremmo risolvere le nostre divergenze parlando. Oh, su via, ma lasciate che vi liberi! Dannazione!
Quel maledetto deve avermi rubato le chiavi. Vorrà salvare la principessa. Ma dove va? Ma non doveva liberarci? Dannata principessa. Io voglio il mio papà. Coraggio, fratello. Abbattersi non serve a nulla. Ci ha sempre messo in secondo piano. Dobbiamo risolvere i nostri problemi da soli. Coraggio, andiamocene via da qui. E la principessa? Dobbiamo pensare a noi stessi. A costruirci un nuovo futuro. Andarcene via da questo posto. E da lui. L'unico modo in cui uscirete di qui questa volta, fratellini, sarà a pezzi. Andiamo, sorellina, ci siamo sempre voluti bene. Conosco quello sguardo. Certo che siete proprio la famiglia del secolo. Dovevate rimanere nella vostra putrida catapecchia. E invece avete voluto scappare. E io vi ho aiutato. Volevo nostro padre tutto per me. Ma da quando ve ne siete andati, lui non fa altro che parlare di voi con grande nostalgia. E Argus qui e Strategus là. Come se foste voi figli perfetti. Voi che l'avete abbandonato, che avete rinnegato i suoi insegnamenti. E io che sono rimasta qui a servirlo fedelmente, a ballare, cantare tutto il giorno, tutti i giorni, solo per farlo felice, solo per farmi dire che anch'io ero bravo come lui. E invece no, Janet è brava solo a dare da mangiare ai suoi dannatissimi cani. Poi arrivate e lui organizza pure una festa per voi. Tutto molto commovente, non ne potevo più di sentirla parlare. Ann, sei arrivata al momento giusto, coraggio, liberaci! Dobbiamo andare. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo salvarla. Coraggio, cavalieri! La principessa deve essere liberata. Questo è il momento in cui dovete scegliere chi siete veramente. Cavalieri del domani. Salviamo la principessa! Principessa! Che succede adesso? Sono qui per salvarvi. Oh, finalmente! Mio amato, avvicinatevi! Vedo in voi il mio vero amore. Sì, diventerò il più grande influencer di tutti i tempi. E non appena ti sarai ricordata di come funziona la tecnologia, diventerò il sovrano di un nuovo mondo. E però sbrighiamoci. Attendete un secondo, mio amato. Ho bisogno di un vostro bacio per fuggire. Va bene, dai, però facciamo in fretta. Adesso scusate, ma me ne vado da qui. Vedete, io ho già trovato il mio vero amore. E la leggenda che vi ha spinto fino a qui è una menzogna. Io non so e non saprò nulla della tecnologia. E mi va bene così. Ferma, raggio di luna. Dove credi di andare? Basta, lasciatemi andare. Non ce la faccio più. Ve l'ho già detto un centinaio di volte che quella leggenda che vi siete inventato è assurda. Io non me la sono inventata quella leggenda. È un mio sogno profetico. Io so che è così, deve essere così. Quanto tempo sprecato, tutto per il sogno di questo pazzo. Ah, zitto tu, guardie, portate il nome delle segrete del castello, forza. I cavalieri. L'edizione è alle armi. Marcus, devi andare a salvare la principessa. Non vi lascio qui a combattere da soli. Devi andare tu. Sei sempre stato tu. Vai, compi il tuo destino. Il nostro destino. Ah.
Ora cominci a starmi antipatico, ragazzino. Cosa credi di fare? Salvare la principessa? Cantare le tue gesta? Tu fallirai! Io non fatti da fare! Io non mi muovo da questo posto. Me ne andrò in lungo e in largo qui. E canterò! Fatti impedire la perché non ho paura! È ora di svegliarsi. Cavaliere? Penso che questo piccolo favore possa aiutare a rimediare al mio tradimento. E adesso la tua principessa ti sta aspettando. Corri, sei sempre stato tu. Vai, vai! Principessa! Quale angelo mi risveglia dal mio letto floreale? Il Cavaliere Nero è sconfitto. Sono venuto a rendervi libera. Ti prego, gentile mortale, canta ancora. Il mio orecchio è molto preso dalle tue note. E così il mio occhio è incantato dalla tua forma. Io ti amo. Tutti uguali questi uomini. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Come degli eroi! Correte, via! Venite, Anazon è ferita. Anazon. Sto bene. Sono solo un po' ammaccata. Dov'è la principessa? Dovrebbe essere in salvo. Marcus è corso da lei durante il combattimento. Andiamo, presto! Potrebbe avere bisogno di aiuto. Amore mio, finalmente! Non credi i miei occhi. Wow, questo sì che è un colpo di scena. Ho aspettato questo momento per molte lune, ma finalmente siamo di nuovo insieme. Finalmente posso togliere queste inutili vesti. Forza, andiamo! Principessa, aspetta! Visto che vi abbiamo aiutato a ritrovare il vostro vero amore, potreste svelarci il funzionamento della tecnologia e di questi famosi social? Sarei curiosissimo di scoprire come si vive in questo famoso progresso. Mi dispiace, cavalieri. Ma io non ho mai saputo nulla dei social e della tecnologia e penso che mai ne saprò. Ad ogni modo, il vero progresso in cui vivere è quello dei vostri cuori. Siete dei veri eroi. Grazie di tutto! Un momento. Che ne è di Marcus? Dai, su, su! Ha fatto così anche con me. Vedrai che fra poco passa. Cosa facciamo ora? Ehi, guardatela! Ehi! Scusate! Che cosa succede? Arrenditi! È finita! Chi siete? Ma fa sul serio? Direi proprio di sì. Uno degli effetti collaterali della polverina che gli ho dato è proprio la perdita della memoria. Ma è permanente? Diciamo che con i dovuti stimoli potrebbe recuperare e tornare quello che era prima. Ragazzi, ma è quello che volete? Che torni ad essere come era prima? Sai, Marcus, credo che siamo pronti ad accettare nostro padre così com'è. Hai ragione. In fondo il papà è sempre il papà. Eh già. In fondo, tutti meritano una seconda occasione, no? Chi sono io? Come mi chiamo? Ho solo questa bellissima foto con me, ma... Michael. Ti chiami Michael. E sei nostro padre. Ho in mente qualcosa che di certo gli farà tornare la memoria. Dai, questa volta ballo pure io. Cosa credete di fare? Pensavamo di ballare. Vieni anche tu?
Il posto in prima fila è il tuo, Janet! Coraggio, sorellina! Il centro ti aspetta! E 5, 6, 7, 8! Ragazzi! Ma cosa sta succedendo? È tempo di tornare a casa. Grazie di tutto, Marcus. Grazie, Marcus. Ci è appena arrivato un aggiornamento dagli ambulatori adibiti al vaccino. Diamo subito la linea al nostro inviato. Sì, grazie studio. Ci è appena arrivato l'aggiornamento riguardo il vaccino. Potrebbe causare qualche allucinazione. Vi consigliamo quindi di rimanere a casa nelle prime 48 ore dopo il suddetto vaccino. Ma ad ogni modo, la buona notizia è che il vaccino sembra funzionare. E questa volta non è una favola. Grazie a voi lì nello studio. Grazie per questa edizione speciale, è tutto. Continueremo a tenervi aggiornati sulle notizie in Italia e nel mondo. Scusate, ma me ne vado di qua. E volevo dirvi, io ho già trovato il mio vero amore e la leggenda che vi ha spinto fino a qui è una menzogna. Io non mi ricorderò mai nulla della... Ah, c***o, ho sbagliato, va... Aiuti, veramente non ce la faccio più con questa storia. È semplicissimo, quando arriveremo al covo della potentissima amazzone Anazon, le chiederemo se oltre al suo aiuto può prestarci dei cavalli per arrivare a fan... Silvia, noi stavamo facendo i primi piani. No, 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 no,